Buonasera, 19.30 in punto, l'appuntamento numero 12 con l'Abruzzo del Pallone, la domenica di TV6, la domenica sportiva di TV6. Tra poco vi faremo vedere i servizi, le immagini, le interviste, i commenti della giornata di campionato. Ovviamente oggi spazio molto ampio alla Lega Pro, perché questo pomeriggio hanno giocato, ed è una doppia buona notizia, e hanno vinto sia il Teramo che l'Aquila. Prima l'Aquila alle 14, 2-0 contro il Prato, poi alle 15 il Teramo soffrendo contro il Siena per 2-1. Poi faremo anche un bilancio di quanto è successo in Serie D, perché un abruzzese non ha giocato, il Chieti, per i problemi allo stadio Angelini legati al maltempo. Poi però vi faremo vedere anche i servizi delle altre abruzzesi, considerato che ieri c'è stato l'anticipo tra San Nicolò e Amiternina, terminato 1-1. E poi parleremo anche di un progetto legato al mondo del calcio, che si svolgerà il prossimo 7-8 dicembre proprio a San Nicolò. Ne parleremo con un ospite in studio. Partiamo subito, perché questa è una puntata davvero particolare, allargata, tra un po' capirete perché. Io vi ricordo il numero per poter interagire con noi, è il 392-623-7060. Saluto e ringrazio gli ospiti, partendo dal vicepresidente del Teramo, Ercole Cimini. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera. Sospiro di sollievo per la vittoria di questo pomeriggio. Io sono abituato a questi sospiri. Però un sospirone grosso così, perché oggi battere il Siena non era affatto facile. Grazie a Valeriano De Angelis. Ciao Valeriano. Grazie a voi, ciao, buonasera. La nostra voce del Chieti, che oggi non ha giocato, però con te faremo un bilancio, anche perché pare che a Chieti ci sia all'orizzonte una specie di rivoluzione. Sì, è un cantiere aperto. È un cantiere aperto. Sin d'agosto. Sin d'agosto. E poi abbiamo detto del progetto che si chiama L'Azione Vincente. Ne parleremo con l'agente FIFA Luigi Corona. Ciao Luigi. Buonasera, buonasera a tutti. E poi stasera novità, lo vedete alle mie spalle in collegamento dalla redazione dell'Aquila, che ringraziamo a partire da Germana D'Orazio. Saluto il centrocampista dell'Aquila, Manuel Mancini. Ciao Manuel. Buonasera. Complimenti per la vittoria di questo pomeriggio contro il Prato per 2-0, doppietta di Raffaele Perna. Ma subito i numeri, partendo ovviamente dal massimo campionato, quello di Serie A. Si sta ancora giocando ad Empoli, con l'Empoli in vantaggio sulla Lazio 1-0. Poco fa la formazione di Pioli ha sfiorato il pareggio con Djordjevic, ma la formazione di Giampaolo è ancora avanti. Chievo-Udinese 2-3, Empoli-Lazio si sta giocando 1-0, Frosinone-Verona 3-2, Genoa-Carpi 1-2, ieri sera il Milan ha battuto la Sampdoria 4-1, domani sera Napoli-Inter e il post posticipo, perché il posticipo vero è alle 20:45 tra Palermo e Juventus. Clamoroso all'Olimpico, Roma 0 Atalanta 2, domani alle 19 Sassuolo Fiorentina, Torino Bologna 2-0. Vediamo la classifica di Serie A dopo 14 giornate di campionato, ovviamente classifica parziale. Inter 30 punti, Napoli Fiorentina 28, Roma 27, Milan 23, Sassuolo 22, Juventus, Torino e Atalanta 21, Lazio 19, Udinese e Empoli 18, Chievo, Sampdoria e Genoa 16, Palermo 15, Frosinone 14, Bologna 13, Carpi 9. Chiude l'Hellas Verona con 6 punti. Vediamo adesso il campionato di Serie B, con il posticipo delle 17:30 dello stadio del Duca di Ascoli, è finita 0-0 tra Ascoli e Trapani, Avellino Perugia 1-2, Brescia Cagliari 4-0, Cesena Pescara 1-0, giocata venerdì sera, Como Bari 1-1, Livorno Novara 0-1, Modena Virtus Entella 0-1, Salernitana Provercelli 1-2, Spezia Crotone 0-1, Ternana Vicenza 2-0, Virtus Lanciano Latina 2-1. La classifica: Cagliari 32 punti, Crotone 31, Bari 29, Cesena 27, Novara 25, Pescara 24, Brescia 23, Perugia e Livorno e Virtus Entella 21, Trapani e Provercelli 20, Vicenza 19, Latina e Spezia 17, Avellino e Ternana 16 punti, Salernitana e Modena 15, Virtus Lanciano e Ascoli 14, la Virtus Lanciano con la penalizzazione di un punto. Chiude la classifica il Como a quota 9. Lega Pro adesso, girone B ovviamente. Sono 13 le giornate di campionato. Da poco si è concluso la partita tra Pisa e Lucchese, Ancona-Pontedera 1-1, Arezzo-Luparoma 1-1, Carrarese-Pistoiese 2-0, L'Aquila-Prato come detto 2-0, doppietta di Raffaele Perna, Pisa-Lucchese come detto 2-1. La SPAL, capolista SPAL, vince sul campo del Sant'Arcangelo, il Valentino Mazzola 2-0, 0-0 tra Savona e Rimini, giocata ieri, il Teramo batte 2-1 il Siena, tra pochissimo il servizio, tutto a cuoio maceratese 2-1, la classifica.
La SPAL comanda a 29 punti e sfrutta il passo falso della Maceratese che rimane a 25. Sale allora il Pisa 24, ancora 22, Carrarese 21, Tutto Cuoio 20, Pontedera 18, Siena e L'Aquila 17, Prato 16, Rimini 15, Arezzo 14, il Teramo aggancia il Sant'Arcangelo a quota 12 punti, considerato i 6 punti di penalizzazione, 11 punti per Lucchese e Pistoiese, Lupa Roma 6, chiude la classifica il Savona con 2 punti, con 11 punti di penalizzazione. Serie D adesso. Chiudiamo con il girone F, 14ª giornata di campionato, l'Avezzano vince 2-1 contro l'Isernia, il Campobasso crolla ancora una volta, 1-2 contro il Matelica, la Cura Favo si sta rivelando assolutamente fallimentare, Castelfidardo Fano 0-2, come detto rinviata al prossimo 9 dicembre, Chieti Folgore Veregra per l'impraticabilità dello stadio Guido Angelini colpito dal maltempo, tra un po' vedremo anche le immagini, Fermana Giuliarova 2-2, Monticelli Vispesaro giocata venerdì 1-1, Agnonese Iesina 1-0, giocata ieri San Nicolò Amiternina 1-1, stesso risultato a sorpresa per la San Benedettese contro la Recanatese di Antonio Mecomonaco che sta andando fortissimo da quando si è seduto sulla panchina dei Leopardiani. La classifica: San Benedettese che continua a fare il vuoto, 32 punti, il Fano è a 25, a meno 7, Matelica 24, San Nicolò 23, Folgore Veregra 21, Monticelli 20, Avezzano Isernia 19, Chieti e Iesina 18, ma i neroverdi sono con una partita in meno, esattamente come la Folgore Veregra. Agnonese, Fermana, Campobasso, Castelfidardo e Recanatese 16 punti, chiudono la classifica Amiternina, Vispesaro e Giulianova a quota 12 punti. Allora, io direi innanzitutto una dimenticanza, avevo dimenticato Andrea Costantini dalla redazione, ciao Andrea. Ciao, ciao Jacopo, buonasera a tutti voi, buonasera. E allora, bando alle ciance, vi facciamo vedere subito il servizio, il Teramo batte il Siena 2-1, vediamo. Col cuore la grinta e mettendoci anche qualcosina in più, il Teramo torna alla vittoria e lo fa in un giorno, quello della sfida col Siena, in cui la tensione prima del match la si respira. Vivarini sceglie il 3-5-2, alla fine le scelte gli daranno ragione. E come? Perché dopo il riflesso al 21esimo di Tonti sulla vista, Di Paolo Antonio schierato esterno sinistro apre le danze con il destro sull'invito di Moreo. Il diagonale batte Montipò e sembra presagire ad una giornata che, nonostante il freddo, sembra volgere al sereno. Petrella, schierato a fianco dell'Airone, prova la staffilata al 28esimo, alta, mentre Portanova, 60 secondi più tardi, stacca di testa sul corner di La Vista con Mastro Nunzio che non riesce a correggere sotto misura. La Vibera, che al 33esimo prova il diagonale, disinnescato da Tonti coi piedi, prima della doccia gelata per il Bonolis che arriva al 43esimo. Piredda assista al bacio per Giorgio La Vista, solo davanti a Tonti che rimane in piedi, ma non riesce ad evitare il lob vincente del numero 10 senese. Ma il Teramo la ripresa l'approccia con quello spirito di sacrificio che oggi l'ha contraddistinta, che poche volte si era visto quest'anno. Il corner di Amedio è preda di Nebil Caidi che prende l'ascensore, frana, forse in maniera irregolare su Sacilotto, e deposita in fondo al sacco tra le proteste dei bianconeri di Azzori. Per il centrale difensivo, come per Di Paolo Antonio, primo gol in stagione. I biancorossi sembrano scrollarsi di dosso un po' di tensione a questo punto, ma il Siena è squadra tosta e dopo la parata di Montipò su Petrella, minuto 61, è la formazione di Azzori a prendere in mano il pallino del gioco. Bonazzoli sfrutta il contrasto vinto con Dorazio, destro violento fuori, ma è un assalto quello toscano. Altobello salva sulla linea il colpo di testa di Portanova, quando però il gioco era già stato interrotto per una posizione di offside del difensore bianconero. Azzori butta dentro Libertazzi e De Feo ed è proprio l'ex lancianese a far passare l'ultimo brivido ai tifosi del diavolo all'89esimo, quando l'estremo difensore di casa salva prima che Massimi di Termoli, dopo 6 minuti di recupero, certifichi una vittoria vitale per il Teramo, che oggi forse per la prima volta è sembrato capace di andare oltre quei limiti tante volte sottolineati in questa settimana. Insomma, abbiamo rivisto il servizio a Ercole Cimini, chiedo, avendolo rivista, avendo rivisto le immagini, la sensazione qual è stata di questo pomeriggio? Secondo me il gol del Siena è in fuorigioco. È in fuorigioco? Secondo me sì. Allora, prima però, diamo il tempo alla regia di sistemarsi sul punto, però faccio vedere un altro gol, quello su cui ha protestato il Siena, che avevamo già preparato, no? Non per il gol del 2-1 di Caidi. È lo stesso gol che subì la Juventus con il Manchester City. Stesso gol che subì la Juve con il Manchester City, adesso a memoria non mi... Devo ricordare che fece il gol con Chiellini. Ah. Quindi se si dà in... Company...
che il gol di Kompany, Andrea Costantini, era, che è bianconero. Era un gol di Chiellini, fu travolto da Kompany nella circostanza. È quello il riferimento del vicepresidente. Ma questo è fallo o non è fallo? Perché il Siena si è arrabbiato parecchio. Meno male. Meno male. Altre volte ci arrabbiamo, lemo noi, dai. Questo è il contatto con Caidi che prende il tempo perché... e frana su Sasilotto. Andrea? Sì, che siamo stati tutti un po' attratti dalla carica non carica ai danni di Montipò, quando invece probabilmente il contatto più rilevante è quello tra Sasilotto e Caidi, perché alla fine Montipò finisce quasi con lo sbattere su Altobello e viene scavalcato dalla traiettoria, e probabilmente poi in quel contesto probabilmente proprio quei due giocatori vanno a impallare il contatto tra Caidi e Sasilotto, e forse il direttore di gara non può vedere al massimo quella dinamica. Vediamo se abbiamo trovato il gol del Siena. Siamo in chiusura di prima frazione, c'è questo questo assist davvero molto bello di Marco Piredda, un bel giocatore, in classe mi pare 1996. Eccolo qua. Allora, vediamo, questa è la vista che ha il pallone. Andiamo un po' avanti. Il pallone adesso arriva a Piredda. Vediamo un po', fermiamoci quando passa il pallone. Un po' prima. Quando parte il pallone dal piede di Piredda. Assolutamente. Come no? Guarda il braccio. Un frame avanti. Ok. Allora. Il braccio, guarda il braccio, dov'è? No. C'è Caidi che lo tiene. Fermo. Secondo me c'è Caidi che lo tiene. Però ci vorrebbe la prospettiva. Ci vorrebbe la prospettiva, però il braccio, secondo me, il ginocchio sinistro è davanti a Caidi. Perché fino a che si parla di braccio, se non erro, non è una parte del corpo con cui si può segnare, e quindi non è rilevabile come fuorigioco. Chiedo in questo caso probabilmente l'ausilio di Andrea Costantini. Dico sì, bene? Il braccio non è una parte con la quale si gioca il pallone, quindi. Però Caidi è anche un po' chinato, ma soprattutto io penso che, anche guardando i piedi, io penso che la posizione sia regolare, anche guardando i piedi, però chiaramente la certezza non possiamo averla. E guardate Caidi, che comunque è anche un po' chinato, quindi con la testa è anche più avanti rispetto al braccio, ma ripeto, probabilmente basta già guardare il piede e un attimo. Tra l'altro non è Caidi ma è Altobello. Ah, è Altobello, pardon. È Altobello con la maglia numero 5. Sì, Al di là degli episodi, è stata una settimana questa, io voglio adesso un parere del vicepresidente del Teramo, perché questa inevitabilmente è stata una settimana un po' particolare, per il peso della partita, ma anche per quello, insomma, che era successo un po' in settimana, questione di moduli, ecco, è stata una settimana un po' così, meno male questa vittoria. Io mi auguro che ne facciano un'altra anche questa, che facciano un'altra settimana a cercare di scoprire i nuovi, con la speranza che riusciamo a vincere anche domenica prossima. Ma forse nel calcio si dovrebbe un po' fare delle più attenzione anche nel modo di, forse a volte uno a mente calda si dovrebbe stare un po' più riflessivi, si dovrebbe essere, però purtroppo a volte la rabbia ti porta, soprattutto la delusione ti porta a dire cose che secondo me vengono anche fraintese, e poi ci siete voi che la fate diventare gigantografia. Quindi è una cosa, però se queste critiche danno la giusta voglia di poter andare avanti a fare punti, va benissimo. Io ho parlato con un paio di giocatori oggi prima della partita e ho detto che loro non devono dimostrare nulla, quindi nel momento in cui loro tornano ad essere tranquilli senza dimostrare nulla, e soprattutto senza cercare di rivincere oppure degli asti purtroppo che in passato sono stati, devono pensare a giocare e soprattutto a fare quello che hanno sempre fatto, meritare quello che di buono hanno sempre fatto, e la massima stima da parte della società. E se ogni tanto a volte si dice delle cose, ecco, come ho detto prima, a caldo, loro sono talmente grandi che sicuramente gli daranno uno sprone in più. Io volevo chiedere a Manuel Mancini, perché tra un po' sentiremo l'intervista del Teramo e poi ci
catapulteremo sull'Aquila che oggi ha vinto una bella partita 2-0 contro il Prato. Manuel, probabilmente voi avete visto, soprattutto nel secondo tempo, il volto peggiore del Teramo. Ecco, che squadra avete trovato qualche settimana fa? Una squadra probabilmente rispetto ad oggi molto differente dal punto di vista probabilmente anche psicologico. Sì, vabbè, quello è una partita particolare perché il derby comunque sia sentito da tutte e due le parti, però io devo dire è una buona squadra, è una squadra che mi ha fatto una buona impressione, soprattutto in mezzo al campo con giocatori esperti e bravi, però devo dire che l'Aquila in quella partita ha vinto meritatamente. Va bene, allora leggiamo qualche messaggio, perché mi dicono dalla regia che stanno arrivando parecchi, allora cominciamo a smaltirli e poi sentiamo i due allenatori. Finalmente abbiamo visto giocare la squadra con umiltà e determinazione, occorre però dare continuità già da Lucca. Mettiamoci in posizione tranquilla e poi vediamo. Solidarietà al presidente per i beceri striscioni domenicali, Roberto. Ciao Roberto, ancora... Potete invitare Pomponi, Trovarello, che a memoria è stato qui due settimane fa, e Ronci per fare il quadro della situazione vista la riapertura del mercato e magari spiegare come mai sono stati sbagliati fuori quota, compresi quelli mandati da Aldair. Questa è una cosa di cui parleremo anche stasera. Abbiamo Valeriano qui che insomma si intende del vive il mondo di Chieti e un po' ci farà il quadro della situazione. Nelle prossime settimane Omar Trovarello è stato qui, avremo anche Donato Ronci e speriamo presto, prestissimo, anche il presidente Pomponi. Ancora. Presidente Pomponi, siamo a meno 14 dalla Samb. Adesso in pratica, se vogliamo vincere il campionato, come dice lei, dovremmo fare un campionato di ritorno da fenomeni e non sbagliare neanche un colpo, azzeccare tutti gli acquisti e non sbagliare neanche un fuori quota. Speriamo bene in questo miracolo calcistico. San Giustino, facci la grazia. Ancora. Si va anche attraverso i santi. Grande Amiternina al Bonolis, come sempre partita incanalata dall'arbitro. Ogni tanto ci daranno la possibilità di potercela giocare anche con le grandi o dobbiamo giocare non solo contro la squadra avversaria? Grazie. Tra un po' vedremo servizio di San Nicolò Amiternina, giocata ieri, che vi abbiamo già mostrato. Amiternina, anima e cuore a Teramo, grandi ragazzi. Veramente una bella partita, specie nel secondo tempo per l'Amiternina. Ancora? Secondo gol del Teramo era da annullare, non ci sono scuse, dice Paolo da Tortoreto. Ancora. Non finite? No. Ma lì a Teramo Channel prendete sempre scuse. Avete vinto con un gol irregolare, punto. Claudio dall'Aquila. Allora, possiamo rientrare? Caro Claudio, se guardi qui, non c'è scritto Teramo Channel, eh? C'è scritto Abruzzo del pallone. Quindi noi non abbiamo commentato l'episodio da Moviola, abbiamo detto che la carica c'è, mi pare di aver sentito, quindi non è Teramo Channel assolutamente. Comunque va bene, ci ascoltiamo i due. Io ricordo a lui il gol che buonasera fece. Il secondo gol di Caidi, pardon, era da annullare, guardatelo, c'è una carica grande come una casa, grazie, l'abbiamo visto, eh? Lui si ricorda quel gol che fece l'Aquila con la mano di Ciotola, mi sembra, o era un'altra squadra. Va bene, ci ascoltiamo i due allenatori, Vincenzo Vivarini e Gianluca Azzori dopo la gara. Vivarini, possiamo dire il coronamento, questa vittoria è il coronamento migliore ad una settimana così così? Sì, sono contento per i giocatori, per i tifosi nostri. Mi è piaciuto molto l'umiltà che abbiamo avuto tutti insieme, sia i tifosi della tribuna, della curva, hanno incitato tantissimo, ma hanno avuto anche loro tantissima umiltà perché hanno capito le difficoltà di questa squadra. La squadra ha dimostrato compattezza di gruppo, ha dimostrato umiltà in campo, hanno sofferto. E per la prima volta questa squadra è sembrata andare oltre i propri limiti, sei d'accordo? No, io dico, lo dicevo sempre, purtroppo noi siamo partiti, l'ho detto in settimana, con un pizzico di presunzione tutti quanti, perché pensavamo che potevamo fare di un sol boccone questo campionato, ma non è così, perché avete visto oggi il Siena,
una squadra formata da grandissimi giocatori, non aveva mai perso fuori casa, giocatori che ci attaccavano in 8 persone. Le partite, i campionati si fanno bene se ci sta questo spirito che abbiamo avuto oggi, di grandissima umiltà, di grandissima applicazione tattica. Abbiamo concesso veramente pochissimo spazio, ricomponavamo veloce, oggi non abbiamo preso ripartenze. Mi sa però, è inutile negarcelo, oggi mai ti avevamo visto così in panchina, praticamente scatenato 90 minuti, si vedeva che la sentivi parecchio. Sì, ma anche i giocatori, quindi, ma anche la gente, io ho detto anche, sentivo la tribuna, sentivo la curva, tutti uniti e così si ottengono i risultati. È chiaro, da parte mia ci deve stare attenzione, ci deve stare stimolo, tutto quello che posso dare lo devo dare. Un pelo nell'uovo, possiamo dirlo, qualche ripartenza un po' troppo lenta? Bravissimo, sì. Noi avevamo preparato la partita a non concedere spazio tra le linee perché loro erano molto bravi con gli scarichi degli attaccanti. Quindi abbiamo non aggredito alto la squadra avversaria ed eravamo messi molto bene a livello di blocco squadra, corti, stretti, però soprattutto nel primo tempo potevamo fare meglio in fase di ripartenza, ma adesso da queste basi qui bisogna andare a migliorare il tutto. Senti, Amadio come sta? Amadio ha avuto un problema alla caviglia, ma se ci sta questo spirito anche gli infortuni si recuperano prima, perché ci deve stare la voglia da parte dei giocatori di lottare, di sacrificarsi, e penso che Amadio in settimana, spero almeno, che recuperi. Azzario, una sconfitta qui a Teramo, un gol, quello del 2-1 su cui avete protestato parecchio. Eh sì, perché credo che il nostro portiere sia stato impedito e ostacolato dall'uscita, ecco, e poi da lì la partita per noi si è messa in salita. Però io credo che oggi la mia squadra abbia disputato una buona gara, è venuta qui a Teramo cercando di giocare, imporre il proprio gioco sempre, comunque abbiamo creato. Peccato per questa sconfitta, perché sicuramente ci penalizza molto, però insomma credo che ci possa stare. Abbiamo tentato in tutte le maniere di recuperarla, ma non ci siamo riusciti, non ce l'abbiamo fatta. Sono contento della prestazione che hanno fatto i ragazzi, perché sono venuti qui, hanno giocato, non abbiamo fatto nessuna barricata, abbiamo cercato sempre di impostare il gioco, abbiamo affrontato il Teramo a viso aperto, perché è giusto che noi facciamo così. La spalla vince, la vetta si allontana. Sì, ma l'obiettivo nostro è quello di riuscire ad arrivare al primo o al terzo posto, quindi oggi quello che dobbiamo fare è prendere spunto da questa partita, cercare di capire dove sono stati gli errori, migliorarli e poi andare avanti. Il campionato è lungo, l'obiettivo nostro è lì, non è lontano, perciò dobbiamo continuare a lavorare. Manuel, hai preso appunti, perché insomma il Siena sarà il vostro prossimo avversario, venerdì mi pare che giochiate a Siena. Guarda, purtroppo ho preso la quinta munizione oggi, quindi salterò la partita di Siena. Comunque sì, ascoltavo quello che diceva mister Azzori. Spero che l'Aquila possa andare lì e fare la sua buona partita come sempre. Io chiedo ad Ercole Cimini, si parla molto dell'attacco del Siena, probabilmente tra i vari reparti a me è sembrato quello meno convincente. Beh, non sono d'accordo. No? No, non sono d'accordo, io devo dire... Almeno oggi, Ma secondo me il merito soprattutto sono stati i nostri due centrali, che secondo me sono stati talmente bravi a non dare opportunità agli attaccanti del Siena, ma il 10, visto un giocatore di categoria Giorgio L'ha vista, visto un giocatore fenomenale, anche Bonazzoli, anche se gli anni passano un po' per tutti, però sono sempre quei giocatori che prima o poi al primo sbaglio si è puniti. Noi abbiamo preso gol su una palla persa a centrocampo, in modo si poteva fare meglio lì sulla loro ripartenza. Quindi devo dire che appena abbiamo sbagliato, la prima volta che abbiamo sbagliato hanno fatto gol. Quindi io dico, non bravi un po' più ai nostri che un demerito da parte loro. Ci dice che cosa ha detto ad Alessandro Di Paolo Antonio prima della partita? Ce lo svela? Ho detto di andare in campo e di fare gol. Ci ha preso proprio in pieno. Se lo aspettava Di Paolo Antonio, nuova vita, tutta fascia a sinistra.
Ma lui è venuto a Teramo facendo quello, quando è venuto a Teramo con Cappellacci, era forse giocando a Cappellacci a 3 giocava da esterno a sinistra, oggi nel 4-4-2 ho visto che non ha le difficoltà. Mi dispiace che questo ragazzo, forse se ne parli talmente poco e si parla di tanti altri. Io, siccome è un ragazzo che è di Teramo e gli voglio bene perché l'ho visto crescere, e forse è meno elogiato di quello che meriti. Siccome è un ragazzo che sta sempre, il suo silenzio, il suo modo di non parlare male, di non fare mai polemica, si pensa che sia stupido. Siccome oggi chi non urla non è capito, io penso che il più bel regalo è stato il gol di Paolo Antonio. È un ragazzo che merita, ragazzo che sta sempre lì, pronto ad aspettare il suo turno, e quando entra in campo, per un mio punto di vista, semplicemente è un modo di vedere personale. Per me, lo dico stasera, la squadra del Teramo senza di Paolo Antonio per me è una squadra che gli manca sempre qualcosa. Quindi, siccome io sono affezionato, parlo di parte, quindi la mia non è semplicemente una battuta di parte. Quindi, però di Paolo Antonio, per me è un giocatore che quando non lo vedo in campo, per me manca sempre qualcosa. A volte lui ci mette anche del suo per non stare in campo. A volte lui ci mette anche del suo per non stare in campo, ed è giusto che poi, quando, nel momento in cui ha opportunità di tornare a diventare di Paolo Antonio, mi fa piacere che lui mi dia ragione. Anche perché non è la prima volta, chiedo scusa a Valeriano, non è la prima volta che Vivarini dice l'ho stimolato in settimana, vediamo domenica se mi dà le risposte, perché in settimana l'ho tenuto un po' sulla corda, poi l'ha schierato, e effettivamente è un ragazzo che ha grandissime potenzialità. Oggi, tra parentesi, dedica particolare alla mamma per il gol, grandissime potenzialità, che però ogni tanto va pungolato. Ma certo, è stato pungolato. Prima Cimini diceva che ci tiene perché è uno che è stato continuamente pungolato. Lui ha avuto una grande maturazione dal caratteriale, oltre che come atleta. Anzi, è diventato disciplinato ed è, a mio avviso, io non sono un tecnico, ma è molto duttile. Nella squadra del Teramo riesce a ricoprire il suo ruolo, forse non a esaltare le doti, in diversi schemi di gioco. Ma come diceva Cimini, è un giocatore che va elogiato, sta nell'ombra, probabilmente perché è un introverso, ma perché è stato più volte pungolato ed ha avuto una maturazione, è diventato veramente disciplinato sotto il profilo caratteriale. Questo gliene se si deve dare atto. Che lui l'anno scorso mi sembra che ha fatto 27-28 partite da titolare. Certo, sì. E sappiamo tutti che cosa ha fatto lui, è Scipione, questa squadra l'anno scorso. Certo. Quindi non voglio tornare. Certo, poi onestamente a volte si perdono un po' gli stimoli, pure c'è un momento no. Però sono contento che lui, nel momento in cui... Io già l'avevo visto bene a Rimini, Alessandro. Già l'avevo visto bene a Rimini, che giocava sempre esterno, giocato. Ricordo che 2 o 3 anni fa pare che non dovesse rientrare neanche nell'organico, vero? Ma lui, quando lo prendevo da San Nicolò, penso che fece sì e no, certo, una partita intera con tutto il campionato. Intera parlo di... Sì. Ho visto molto seduto in tribuna dell'anno di... Sì, diciamo che con Cappellacci non c'era proprio un gran feeling. L'anno di Roberto. Ma non è che c'era Graffini, lui era anche ragazzo. Sì, secondo me è stato anche proprio quelle tirate d'orecchio a farlo maturare e farlo diventare il giocatore che è oggi. Anche Scipioni giocava male. Anche Scipioni non giocava mai. Quindi poi la cosa bella è quando un giocatore riesce a smentire le scelte degli allenatori. Certo. Allora, visto che è piaciuto Giorgio Lavista, glielo facciamo ascoltare. Per chi ci scrive da casa, noi vi ringraziamo sempre, però... Se scrivete un messaggio e poi cambiate nome di destinatario, ma con lo stesso numero, noi ce ne accorgiamo. Ci sentiamo. Caidi e Lavista, poi pubblicità e poi L'Aquila Prato, non cambiate canale. Adesso le interviste ancora dal Bonolis, vediamo.
Nebil, probabilmente non il gol stilisticamente che avevi sempre sognato, però quanto vale? Vale tanto, sì, come hai detto te è un gol fondamentale in un periodo difficile e penso che oggi si è visto che comunque non è il più bel Teramo che avete visto sia quest'anno che anche gli scorsi anni, però penso che una cosa mi è piaciuta tantissimo, cioè che abbiamo lottato come i leoni e quindi quello è la cosa più importante. Bonazzoli lo conoscete meglio di me, è un attaccante che ha fatto categorie superiori, però a me piacciono quei tipi di attaccanti perché esalta le mie caratteristiche e niente, è stato un bel duello e niente, sono contento che l'abbiamo vinto noi il duello. Io sinceramente non ho saltato sul portiere, quindi io ho saltato su Sacilotto che era in marcatura, io non ho visto sinceramente chi gli è andato addosso al portiere, però adesso lo rivedrò, ma quello che conta è che il Teramo ha vinto e basta. Per quanto ti riguarda, il simbolo della giornata, oltre al gol, possiamo dire quel 5 dato ad Altobello per quel salvataggio, quello è lo spirito di cui parlavi prima. Sì, no, comunque siamo ragazzi che, come ripeto, danno tutto, si allenano tantissimo per raggiungere il nostro obiettivo. E anche Enrico ha fatto una grande partita, quindi il fatto che comunque il fatto di caricarci in mezzo al campo è una cosa positiva. Giorgio Lavista, innanzitutto ben ritornato in Abruzzo, ti avevamo lasciato qualche stagione fa, ha detto Azzori una sconfitta probabilmente troppo pesante per il Siena, sei d'accordo? Sì, per il gioco espresso decisamente sì, comunque è stata una partita aperta, combattuta, loro hanno trovato il secondo gol dove c'era forse una spinta, ma non è un alibi, insomma. Diciamo che il risultato sì, oggi penalizza un po' troppo il Siena. Credo sia mancato magari un po' di cinismo in più. Forse un po' nell'ultimo passaggio potevamo sfruttare meglio delle occasioni che potevamo capitalizzare, invece forse abbiamo per la fretta o qualcosa abbiamo sbagliato. In salute, bei giocatori, gioca bene, una bellissima squadra, sicuramente dirà la sua. Ovviamente è partito con la penalizzazione, questo un po' è normale che si soffre, si paga. Questa è una squadra costruita sull'esperienza anche tua ma anche dei centravanti, però è una squadra che è in ritardo in classifica. Sì, siamo in ritardo in classifica, sì. La realtà è questa, dobbiamo dare continuità alle vittorie perché i risultati li abbiamo sempre fatti, questa è soltanto la seconda sconfitta che facciamo, per carità, però ecco, noi dobbiamo cercare di dare continuità alle vittorie perché solo quei 3 punti scali la classifica. Eccoci rientrati, allora velocissimamente cambiamo adesso colori, gradazione di colori, dal biancorosso andiamo al rosso-blu, servizio, l'Aquila batte il Prato 2-0, vediamo. L'Aquila vola al Fattori, batte 2-0 il Prato e centra il secondo successo interno consecutivo. In più esorcizza la bestia nera Prato contro cui non vinceva da lontano 2011. Una prova di qualità e sostanza per gli uomini di Perrone, puntuali soprattutto in difesa con la piacevole scoperta Cosentini sempre sugli scudi. Cosentini forse il migliore in campo, i complimenti nuovamente anche di Perrone in sala stampa, ormai è un punto fermo di questa L'Aquila, chi se lo aspettava? Neanche io veramente me l'aspettavo, sono, devo dire grazie in primis al mister, come dico sempre, perché è lui che mi ha trovato questo ruolo e mi sta dando fiducia, poi vabbè. Da solo non faccio niente, sicuramente la squadra ha giocato bene e mi dà una mano in tutto quello che faccio, soprattutto Maccarone, che anche Mancini, insomma i più grandi che mi danno molta fiducia e mi danno anche consigli molto buoni. Nell'undici iniziale Perrone sorprende tutti, niente 4-2-4 ma 3-5-2, il modulo inaugurato nel derby con il Teramo. Dal primo minuto si rivede De Francesco in mediana, in attacco Ceccarelli agisce dietro perna, preferito a De Sousa che parte inizialmente dalla panchina. L'Aquila inizia bene, tesse le trame di gioco ma senza sbocchi in avanti. Al trentesimo però ecco la prima vera chance, Milicevic imita Ibrahimovic, tacco volante a liberare perna che conclude così in diagonale lambendo il palo.
Al tramonto del primo tempo, seconda chance cestinata dai rossoblù. Manuel Mancini recupera l'ennesimo pallone a metà campo, sponda di perna, lob a cercare Ceccarelli che sbaglia il controllo con il mancino e scivolando cicca di destro sul fondo. L'Aquila però capitalizza la mole di gioco nella ripresa. Salgono i ritmi, Perrone fa entrare prima Piva al rientro dall'infortunio per Ligorio, quindi De Sosa al posto di Ceccarelli. Al 52esimo, grande giocata in un fazzoletto di San Domenico che spara a botta sicura trovando Rossi in angolo. Al 64esimo, l'unica vera occasione per il Prato di De Petrillo. Cross dalla sinistra per il colpo di testa del neo entrato Gomez che trova i guantoni di Zandrini. Il gol aquilano è nell'aria, minuto 71. Cosentini, lancio telecomandato per San Domenico sulla destra, cross al bacio per Perna che in spaccata fa 1-0. Terzo centro in campionato per la rete napoletano e secondo assist di San Domenico a Perna dopo quello contro il Teramo. La premiata ditta partenopea non ha però concluso lo show. Tre minuti dopo Mancini scodella per San Domenico, di nuovo cross dalla destra e stavolta di petto alla Balotelli, Perna fa 2-0 regalandosi la prima doppietta in rosso-blu. Quarto gol in campionato per il 9 aquilano e pensare che l'anno scorso erano stati solo tre i centri nell'intera stagione. Perna che poi in transagonistica interviene così su Cavagna beccandosi il giallo. Meno sanguinoso però di quello che rimedia Manuel Mancini che diffidato sarà costretto a saltare la gara di Siena in programma venerdì sera. Finisce qui 2-0 e tanti applausi per l'Aquila che gara dopo gara sta sorprendendo anche i più scettici ad inizio campionato. Se si continua così la salvezza potrà arrivare senza patemi nonostante la penalizzazione futura. A fine gara è raggiante in volto l'artefice principale della rinascita, il tecnico Carlo Perrone. Perrone difficilmente chiedere di più, seconda vittoria consecutiva in casa, grandissima prestazione, tanta qualità in mezzo al campo e poi doppietta di Perna. Sì, abbiamo fatto finalmente diciamo, quasi tutto bene, diciamo meglio il secondo tempo che non il primo, dove comunque abbiamo diciamo, creato tanto, però abbiamo finalizzato poco. Sono contento perché comunque penso che i ragazzi si meritino queste soddisfazioni per l'impegno che stanno mettendo dall'inizio del campionato. Oggi abbiamo fatto veramente una bella partita, abbiamo cercato di giocare, abbiamo creato tanto e diciamo, abbiamo reso inoffensivo un Prato che comunque veniva da tanti buoni risultati. Ecco, tra l'altro una bella nota nel finale, qualche coro dalla tribuna per Carlo Perrone. Ma non ho nemmeno sentito, ma comunque i tifosi devono incitare sempre, sostenere la maglia, io sono sempre abituato così, i singoli passano sempre, quello che resta è sempre la società e la squadra, quindi è giusto che la gente diciamo, faccia i cori per l'Aquila Calcio, poi se noi quest'anno riusciremo a fare qualcosa di buono sarà tutto di guadagnato. E complimenti all'Aquila, complimenti a Raffaele Perna per questa doppietta. Ma Manuel, hai sentito Cosentini che ti ha ringraziato a te e a Maccarrone? Ha detto sono loro che insomma per me che sono giovane mi aiutano nell'inserimento. Questo ragazzo è una sorpresa, schierato proprio nel derby con il Teramo perché la difesa era un po' fuori gioco e invece sta sorprendendo tutti questo ragazzo. Sì, è sicuramente un ragazzo serio, è un ragazzo che comunque sia viene da un settore giovanile importante che è quello della Juventus, quindi anche questo si nota, è un ragazzo che ha tanta qualità, sicuramente fa di quello la sua caratteristica principale, è molto intelligente tatticamente e sa giocare bene a calcio, quindi può giocare anche dietro, questa è stata una scoperta sicuramente del mister, ma devo dire che non soltanto io e Maccarone, un po' tutti nella squadra abbiamo molta fiducia in lui. Abbiamo visto l'assist per San Domenico che poi ha offerto il pallone del colpo di petto di Perna, grande intuizione quella. Sì, è stata una buona azione, poi nel secondo tempo soprattutto con San Domenico riusciamo a trovarlo molte volte largo, riusciamo a entrare dentro e ha messo due belle palle per Raffaele che è stato bravo anche lui a finalizzare. Senti, Manuel, ti faccio una domanda, vi siete dati un obiettivo di punti per
il girone d'andata. Di solito lo si fa sempre, però per l'Aquila quest'anno è ancora più importante. Intanto rivediamo il gol di Perna. Per l'Aquila, dicevamo, è ancora più importante perché c'è quella scure della penalizzazione che sappiamo che arriverà, non sappiamo l'entità, ma obiettivamente adesso l'Aquila ha 17 punti come il Siena. Vi siete dati un parametro di riferimento per la fine dell'anno, almeno, che poi sarà la penultima del girone di andata? Sicuramente cercheremo di arrivare in queste tre partite o a 20 o oltre, non so. Questo è, parlavamo un po' così dentro lo spogliatoio. Venerdì io non ci sarò, però la squadra affronterà il Siena, che sicuramente è una buona squadra, sarà una bella partita. Purtroppo mi dispiace non giocare, però sono sicuro che i miei compagni esprimeranno un buon calcio comunque. Senti, tu sei un fedelissimo di Carlo Perrone. Come l'hai visto, insomma, dopo qualche difficoltà probabilmente l'Aquila ha sempre un po' sofferto il fatto di giocare al Fattori, però adesso probabilmente la seconda vittoria consecutiva, un po' di consensi anche a fine gara, cori per lui, insomma, sta guadagnando un po' il cuore dei tifosi rossoblù. Sicuramente se lo merita, perché oltre ad essere un bravo allenatore, una persona seria, una persona diligente, preparata, quindi sono tutte cose che poi tu come giocatore, quando vedi una persona così, riesci a dare sempre quel qualcosa in più, no? lo fai anche per lui, perché poi lui ha tanta fiducia in noi, è una persona che ha dimostrato, un allenatore che ha dimostrato che chiunque si fa trovare pronto e in forma può scendere in campo, quindi noi sicuramente lui avrà dei punti, no, fermi nella squadra, però comunque sia riesce a far ruotare un po' tutti. Ad Ercole Cimini piace molto Raffaele Perna, che oggi autore di una doppietta, però come tipo di attaccante ti piace? Sì, è un giocatore che gioca molte volte, forse non è il classico creatore di area, è un giocatore che aiuta tanto la squadra, aiuta, ecco, in una squadra dove il gioco lo fa, c'è un giocatore dove hanno bisogno di manovra, lui è un giocatore che si mette sempre a disposizione, uno che protegge palla, quindi a me è sempre piaciuto, quindi, e poi è tanta voglia di far bene, quindi sono giocatori di puro sangue, quindi mi fa molto piacere che abbia fatto gol. Ma è vero che qualche anno fa Mancini poteva arrivare a Teramo? L'anno che era Grosseto abbiamo contattato Mancini. E poi perché Manuel a Teramo non sei arrivato? Perché era carissimo. Ah, perché eri carissimo, dicono da qui. Lui è stato a Teramo. Un po' 2001, 2004, sì, sì. Non è che sei stato a Teramo. Eri ragazzino, 20 anni avevi. No, io a Teramo no. Non ho mai giocato a Teramo io, forse si sta confondendo con un altro Mancini. Magari. Lei non stava a Grosseto? No, a Grosseto poi non ho firmato. Io quando ero a Grosseto mi allenavo lì con la squadra, però poi dopo mi aspettavo la Salernitana, poi sono andato a Salerno. Mancino forse Mancino, era Mancino. Mancino. Nicola Mancino. Grazie Andrea, grazie. Non Manuel Mancini. Però grazie. Insomma, uno come Mancini al Teramo gli farebbe comodo, e come, o no? Anche noi ne abbiamo tanti bravi. Va bene. Allora, c'è l'ascolto. Una curiosità, visto che lui ha giocato in piazze importanti come Taranto, ma soprattutto Verona e Salernitana, che sono piazze anche quelle molto calde. Innanzitutto un ricordo di queste due realtà, e se continua un po' a seguirle, ora la Salernitana in B, il Verona in A, ma è in grossa crisi, ultimo in classifica. No? I ricordi di Manuel Mancini, poi tra l'altro ricordo l'anno in cui lui era, se non sbaglio, in C2 nella Salernitana, con i vari Perpetuini, con Ginestra, insomma una grande squadra allenata proprio da Perrone. Un ricordo di queste due grandi piazze? Posso dire che a Verona sicuramente mi sono trovato molto bene, mi ero ambientato, avevamo un bel gruppo, poi è stato un po' sfaldato successivamente, magari con persone che poi non hanno creduto più in noi,
Però avevamo una buonissima squadra, un buon gruppo. Poi sono andato a Salerno, non è stato facile perché poi dovevo lasciare il Verona, che andava una squadra in B, che doveva, stava per andare in Serie A. Sono andato in C2, però comunque sia in una piazza importante come Salerno, non è stato facile perché poi all'inizio sono stato un po' contestato con qualcuno che addirittura voleva picchiarmi, perché avevo vinto il campionato proprio contro la Salernitana in finale. A Verona avevamo vinto il campionato a Salerno, quindi molti si ricordavano ancora di questo. Però dopo ho conquistato tanti con molti, devo dire, a Salerno con la prestazione, quindi ho fatto parlare i fatti lì, mi sono tolto anche delle belle soddisfazioni con il gruppo. È stato un buon gruppo fatto da grandi uomini, buonissimi giocatori, è stato bello. E poi sono venuto qua all'Aquila. Senti Manuel, prima di congedarti, ringraziando ancora una volta la società e l'ufficio stampa dell'Aquila Calcio, che insomma ci ha messo a disposizione la tua persona questa sera, grazie ad Andrea Costantini ti facciamo vedere, e le facciamo vedere anche agli ospiti, gli altri gol della Lega Pro, vero Andrea? Così ci facciamo una scorpacciata, sì, di gol, sì, e poi andiamo a sentire Perna e poi apriamo la parentesi di Serie D. Andrea. Sì, sì, possiamo partire con l'ausilio sempre di Maurizio Dagui. La prima partita che vedremo è la caduta della vice capolista maceratese a Pontedera contro il Tutto Cuoio. Sblocca Cherillo al 19° minuto, Cherillo che corregge sotto porta questo bel traversone dalla destra. Di solito la maceratese è molto attenta difensivamente, qui non lo è stato. Poi un giocatore che Ercole Cimini conosce bene, Fabio Foglia, su assist di Coco, pareggia per la Rata. È un gol molto bello per esecuzione, bello anche l'assist di Coco. Ma al 72° arriva il gol partita di Francesco Colombini di testa su azione d'angolo, Tutto Cuoio di Lucarelli, che si conferma squadra scorbutica, arcigna, sicuramente una squadra che può dire la sua anche per le parti alte della classifica. Ecco qui il gol partita di Colombini. Siamo ad Ancona e Pontedera 1-1. Daniele Pedrelli, non Ivan l'ex aquilano, ma Daniele Pedrelli sblocca con il calcio piazzato specialità della casa. Poi il pareggio del grande capitano del Pontedera, Vettori, di testa sotto la traversa, rete dunque dell'1-1 al 35°. Arezzo Luparoma 1-1, la squadra di Capuano non ingrana, segna Sascha Cori al 21°, poi però c'è un atterramento in area di rigore e il calcio di rigore lo trasforma proprio lui, Gaetano D'Agostino, giocatore dal trascorso che non dobbiamo stare qui a ricordare. Carrarese Pistoiese 2-0. A proposito di L'Aquila, continua a segnare con grande costanza, grande continuità Saveriano Infantino, eccolo qui il gol dell'1-0 per la Carrarese. Poi arriverà il raddoppio di Giasi, sempre per la squadra dei cosiddetti marmiferi che giocano nello stadio dei marmi, eccolo qua Giasi. E poi dovremmo vedere altre immagini relative alla vittoria della capolista che allunga la spalla a Sant'Arcangelo in mischia. La carambola agevola Zigoni per il vantaggio al 42° della squadra estense. Rivediamo questo flipper e poi il tocco di giustezza di Zigoni, che andrà a raddoppiare anche nel finale. Qui tanti tifosi accorsi dalla non lontana Ferrara. Siamo nel finale, 88°, Zigoni segna un gol abbastanza simile a quello segnato sullo stesso campo da Moreo, anche se Moreo tirò sull'altro palo, Moreo attaccante del Teramo. Ancora l'esultanza del tifo estense. Tra poco scaricheremo magari anche Pisa Lucchese, forse per la fine vediamo anche i gol della vittoria in rimonta nel finale del Pisa di Gattuso. Grazie Andrea, grazie, io ringrazio e saluto Manuel Mancini dalla redazione dell'Aquila. Ciao Manuel, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, è stato un piacere, buona serata. Grazie Manuel Mancini, grazie anche a Claudio Di Giacomo che ci supporta dalla redazione dell'Aquila, grazie a Silvia Gentile e a Maurizio Dagui in regia. Allora, prima di cambiare argomento, leggiamo qualche messaggio? Leggiamo velocemente però, altrimenti, caro Maurizio, stasera
Grazie Luciano, la nostra B è tutta tua. Forza Ascoli, scrive Mario da Tortoreto, che poi però è diventato altri nomi da qualche altra parte. Ercole Cimini vuole dire qualcosa? A me è una riconoscente. Ancora. Tra l'altro, Come Andrea? Ascoli Trapani questa sera è stato un partitone. Sì, poche emozioni. Come arriveranno i punti di penalizzazione oltre il Gran Sasso? A Teramo ci faremo due risate. Ok, questa è la risposta al messaggio precedente. Ancora. Ma l'Aquila si salverà se verranno tolti altri punti? Chissà, e dipende da quanti ne toglieranno, ovviamente. Ancora. Presidente Pomponi, grazie per quello che fai per noi, ti esorto a non mollare come noi veri tifosi nero-verdi contro i netti e burocrati padroni della nostra amata città, ti rinnovo il mio in bocca al lupo sperando che tu possa avere ragione nella possibilità di gestire per il nostro amato Chieti lo stadio Angelini, tra un po' ne parleremo dello stadio Angelini. Ancora. Vittoria sofferta, è proprio il caso di dire, vince ma non convince, probabilmente tifoso del Teramo, credo però potrei anche sbagliarmi. Cimini ancora non dorme per il gol di Ciotola, guardare avanti. Guarda a casa tua. Ancora. A pensare che stiamo giocando con sei riserve dello scorso anno, Franco. Però non l'ho capita. Dico la verità, non l'ho capita. Va bene, va bene. Prima di aprire la parentesi di Serie D, io, siccome non è ancora intervenuto, io volevo parlare un po' con Luigi Corona, che ci presenta, poi lo faremo anche nell'ultima parte, Luigi, vedremo meglio di che cosa si tratta, questo progetto che si chiama L'Azione Vincente, prossimo 7 e 8 dicembre a San Nicolò, sarà teoria e pratica dello sport sostanzialmente, perché ci sarà una parte di campo e una parte di convegno. Vediamo anche la locandina, grazie a Maurizio Daguini nella regia. Spiegaci un po' di che cosa si tratta sostanzialmente. Sì, è un progetto che nasce insieme alla collaborazione con il San Nicolò Calcio, è un progetto che va oltre, diciamo, il semplice stage in campo, il semplice provino che viene fatto normalmente dalle varie squadre. È un progetto ben più ampio, nato insieme con la collaborazione dell'agenzia Arianna Project di Teramo. Verranno selezionati ragazzi della regione Abruzzo, nati dal 99 al 2002, dove interverranno per l'occasione società importanti come l'Udinese, l'Atalanta, Sud di Tirol, Pordenone e le nostre squadre abruzzesi, Pescara, Lanciano, Teramo, a vedere i ragazzi. Perché Ercole Cimini è appassionatissimo di settore giovanile. Ce l'ha voluto mettere adesso, ce l'ha voluto aggiungere adesso, però mi sembra. No, Presidente. Proprio... No, le nostre squadre erano già, le società di Teramo erano già state contattate precedentemente per far vedere questi ragazzi. E, verranno oltre la parte, diciamo, in campo, dove verranno proprio i direttori sportivi, ci sarà anche la parte dedicata alla formazione, ci sarà la parte che riguarderà, andrà dalla formazione proprio atletica dei ragazzi alla parte anche della nutrizione, quindi interverranno tra i vari nomi, ci sarà uno dei massimi esperti che è il Massimo De Paoli del Brescia, ci sarà il preparatore Andrea Grello, ex di Pescara e Lanciano con Baroni, sì. E sarà il nostro professor Claudio Mazzaufo di Teramo, ci sarà anche Marco Capparella, ex giocatore, che farà anche lui racconterà una sua storia da quando è partito, dalla semplice periferia fino a quando è arrivato a giocare in Serie A. E ci sarà anche il mio collaboratore, l'avvocato Della Penna, che parleremo di regolamenti per quanto riguarda le NOIF e tesseramenti dei giovani calciatori. Quindi tutto incentrato per quanto riguarda la formazione e la nutrizione sui giovani calciatori. Quindi sostanzialmente ci sarà modo di vedere per gli osservatori i ragazzi dal 99 al 2002. Al 2002. Si svolgerà allo stadio Dino Besso di San Nicolò, sì. Abbiamo anche la disponibilità del campo di Varano, che la società del Varano ci ha messo a disposizione, quindi avremo la possibilità di vedere i ragazzi su due campi. Mattina sul campo, pomeriggio convegno. Sì, il convegno sarà nel pomeriggio. Esatto. Ok, in cui si parlerà anche di alimentazione. Di alimentazione, abbiamo anche il professore di Pescara della Enervit, Fulvio Traino, che interverrà proprio su questo argomento ben specifico.
Perfetto, poi ne parleremo nel corso della puntata, però adesso con Valeriano De Angelis che è qui dobbiamo fare un po' il punto. Tra un po', cari tifosi del Giulianova, è arrivato il servizio di Fermana Giulianova, quindi ve lo mostreremo tra poco, 2-2, peccato alla fine per il pareggio, è arrivato alla fine per il Giulianova, ma intanto Valeriano, vediamo un po' di immagini dello stadio Angelini, perché prima il tifoso nero-verde diceva speriamo che il presidente Pomponi riesca a gestire finalmente il campo Angelini, che ieri era ridotto più o meno così. Certo, perché è evidente, insomma, un po' tutta la dorsale teatina ha sofferto queste condizioni meteorologiche. Anzi, devo dire che chiedi anche lo scalo, quindi sia la città, ma soprattutto chiedi scalo. Le strutture hanno retto bene, al di là della via Colonnetta, che sarebbe quella via centrale che collega il centro con lo scalo, sarà chiusa per svariati mesi. Parlavo proprio oggi nell'ora di pranzo con il sindaco Umberto Di Primio, il quale domenica oggi lavorava con tutto il suo staff proprio per iniziare a progettare i lavori, così come dovrà essere rivista tutta la struttura dello stadio Guido Angelini, che non voglio fare retorica, ma pensate un po', insieme a quello di Foggia e un altro stadio che adesso non ricordo, è uno degli impianti di drenaggio più efficaci, parlo del terreno di gioco, sì, non della struttura. Purtroppo quello che sta succedendo oramai in Italia, non parlo solo di sport ma anche di cultura, c'è un lassismo, un'improvvisazione impressionante che ha portato, diciamo, a queste strutture non solo sportive che hanno grande sofferenza, soprattutto quando si presentano due giorni così piovosi, al punto tale che si debba rinunciare a giocare. Senti una cosa, come Valeriano, ben vedi, non è una battuta, insomma, oltre la sveglia nel calcio teatino c'è anche la ritirata, quindi dopo la sveglia di Pomponi, certo, oggi abbiamo dovuto assistere a... Ti faccio una domanda, perché il presidente Pomponi l'abbiamo conosciuto ultimamente, è arrivato da poco a Chieti quest'anno, però l'abbiamo conosciuto soprattutto per quei famosi allenamenti punitivi alle 6:30 del mattino. C'è aria di rivoluzione a Chieti, perché insomma leggevamo dalle cronache Dos Santos, Sbardella, Varone e Del Grosso, e poi diciamo che sono quasi tutti sulla graticola. Allora, questa è una mia opinione. L'aria di rivoluzione, anzi direi di cambiamento, per me c'è stata sempre, perché a Chieti io durante l'estate, sì, mi ricordo a metà Ferragosto, ho avuto due colloqui con Ronci nello stabilimento balneare, e lui proprio mi diceva che era una squadra che partiva con forte ritardo. Giustamente Pomponi, il gruppo di Pomponi si è trovato di fronte ad una situazione finanziaria che anche dal punto di vista psicologico ti può smontare. Tutto ciò però non l'ha frenato, cercando pian piano di poter allestire. Un mese fa io negli spogliatoi in sala stampa dissi a Pomponi si può andare avanti, però lei deve convenire che questo cantiere è sempre aperto. Sì, sì, è sempre un cantiere, perché si sono resi conto che con questo gruppo di calciatori, non sto parlando delle individualità, ma del gruppo, il gruppo oltre questi risultati non può andare. Quando parlo di risultati parlo di continuità. Certo, senti, in settimana è arrivata la smentita per quanto riguarda l'eventuale cessione di Dos Santos, ma è vero che anche Di Nardo, che è arrivato da poco, è in lista partenti? Ma ti devo dire, c'è stato, non è l'episodio, giustamente il mondo del calcio è così effimero, non è che ti puoi cullare sui trascorsi,
è difficile potersi confermare, ma certo Di Nardo che è venuto a Chieti, che poi ha dovuto fare opera di persuasione Pomponi nei confronti di questo calciatore, da lui ci si aspettava di più. Poi il calcio di rigore anche sbagliato durante la settimana nella Coppa Italia contro il Serpentara, insomma, ha creato anche qualche malumore di più, è stato una scetticismo goccia, che certo, ha fatto traboccare il vaso proprio. Certo, guarda che per un attaccante, quando si dice il mercato di riparazione, io prendo un attaccante e dall'attaccante ti aspetti chissà che cosa. Certo, Di Nardo non era, era in precarie anche condizioni, ma io parlerei più di una forma del calciatore che per me attualmente non è idonea per la Serie D, tenendo presenti i propositi di Pomponi, dicendo voglio affiancare a Dos Santos un attaccante di spessore. Senti Valeriano, secondo te il presidente Pomponi è un po' puntato troppo in alto ad inizio anno, quando ha detto questo campionato il Chieti lo può vincere? Ma le considerazioni di Pomponi... Perché poi, rispetto alle sue considerazioni, poi arriva giustamente la risposta dei tifosi che dicono siamo a meno 14 dalla San Benedettese. Allora, lo dicevo anche con gli altri amici ospiti, il campionato di Serie D è scarso. Questa non è un'offesa per chi gioca in Serie D. Ma è così scarso perché sono poche le squadre cementate come gruppo. Infatti la classifica parla chiaro, senza togliere i meriti alla San Benedettese, ma se non ci fossero state le defaianze, gli intoppi di Fano, Matelica e lo stesso San Nicolò, senza togliere nulla alla squadra marchigiana, guarda la classifica, sia il Fano, sia il Matelica che il San Nicolò starebbero massimo a 3 punti, avrebbero 29 punti, se non 30. Ecco, con questo cosa voglio dire? Voglio dire, ecco che cosa dice Pomponi. Io con questo gruppo, questa è una mia interpretazione, gruppo di calciatori, più di questo non posso fare. Però, visto che il campionato di Serie D ogni domenica mi riserva delle sorprese, sarà molto avvincente la zona bassa, visto che mi riserva delle sorprese, allora io provo a cambiare, visto che anche, parliamoci chiaro, insomma, Ronci ha fatto il più possibile per creare questo gruppo, ma non ci sono state forti oscillazioni di rendimento, non c'è stata continuità. Quando non c'è continuità significa che nel gruppo ci sono delle defaillance che non ti portano ad avere questa continuità. Certo. E quindi lui ci sta provando. Adesso non lo so quanti ne andranno via, 10, lo scambio, anche perché la Serie D fa parlare più che per il gioco, ma fa parlare per questo mercato sempre. Tra parentesi, domani riaprono le liste, domani c'è la riapertura delle liste di dicembre e sono attese novità anche per quanto riguarda le formazioni abruzzesi, ma... Ti interrompo perché adesso per i tifosi del Giulianova vediamo il servizio della partita pareggiata 2-2 dalla formazione di Francesco Giorgini, che è una di quelle squadre che sta operando sul mercato, che deve operare sul mercato per cercare dei rinforzi. 2-2 a fermo il servizio, vediamo. Primo punto in trasferta per il Giulianova, che afferma accullato sino al 90esimo il sogno di acciuffare il successo in campo esterno. È finita 2-2 contro una Fermana che comunque ha attaccato per gran parte della gara. Ha collezionato la formazione di casa 13 calci d'angolo e sulla sua strada ha trovato un Ursini in grande spolvero, anche se sulla rete locale del 2-2 pesano gli errori dei migliori in campo, Ferrante, Ursini e anche Giampaolo, che al 36esimo ha lasciato la squadra in 10 per il secondo giallo rimediato in modo ingenuo. Prima del fischio d'inizio un lungo abbraccio tra Osvaldo Iaconi e Francesco Giorgini, due allenatori che si stimano molto e che nella loro carriera da calciatori si sono spesso affrontati da avversari su campi di calcio. Presente anche Marco Raparo, il capitano della Folgore, in procinto di accasarsi alla Samb e che è andato a trovare i suoi ex compagni del Giulianova. Ospiti che affrontano la Fermana a viso aperto, lasciando però qualche spazio di troppo ai canarini. Vita, uno degli ex di turno e centrocampista nato, adattato da Giorgini nel ruolo di centrale difensivo accanto a
Ferrante. Buon inizio per i marchigiani che per almeno 5 minuti consecutivi non consentono ai giallorossi di lasciare la propria metà campo, ma al primo affondo la truppa giuliese chiede il rigore per un presunto fallo ai danni di Di Stefano. L'arbitro assegna solo un corner agli ospiti. La Fermana si affida a qualche tiro dalla distanza con Omiccioli, che però non spaventa più di tanto Ursini. Straccia tarda a carburare, quando lo fa il Giulianova cambia marcia. Giampaolo è in stato di grazia e lo dimostra il talentuoso attaccante giallorosso quando serpeggia in area avversaria nascondendo il pallone, consentendo a Marzucco al minuto 22 di superare Olzac per il vantaggio ospite. Si fa male Comotto, già non al meglio della condizione, al suo posto l'ex Terrenzio al centro della difesa. Al 28esimo invalidato un gol ai Canarini per una carica ai danni dell'estremo giallorosso. Poco dopo Valdese rimedia il giallo per una simulazione in area. Bravo Rivi al 32esimo con un fendente che impegna Orsini in corner. Dal calcio d'angolo nasce il penalty per un tocco di mani in area di Di Stefano. Dal dischetto va Valdés. Ursini tocca con il piede ma non riesce a deviare. I giallorossi tornano sul finire di tempo nuovamente in vantaggio. Il timbro è di Giampaolo che approfitta di un doppio errore di Iotti e Cremona. Brividi per gli ospiti al 46esimo, ma al riposo si va col Giulianova in vantaggio. Nonostante il campo non in perfette condizioni, la Fermana nel secondo tempo riesce ad alzare il ritmo. Al 19esimo Ursini compie un mezzo miracolo su Bossa. Il numero 6 canarino va vicino al pari poco dopo, raccogliendo di testa un traversone dalla sinistra. Schiaccia troppo e la sfera termina sul fondo. Iaconi toglie Terrenzio, vuole un centrocampista offensivo, dentro Misin. Ursini super su Valdés alla mezz'ora. Al 36esimo l'episodio dell'espulsione di Giampaolo, che tira dopo il fischio dell'arbitro. Punizione eccessiva per l'attaccante giallorosso, ma che lascia la sua squadra in inferiorità numerica. Fermana all'assalto finale, ma il pari arriva su un clamoroso errore del pacchetto arretrato giuliese. Non si intendono Ferrante e Ursini. Iotti ha solo il compito di spingere in fondo al sacco. Canarini fischiati dal proprio pubblico, giuliesi applauditi dai propri sostenitori. In settimana in arrivo i primi acquisti in casa giallorossa. Di sicuro firmerà il trequartista Pellecchia, ex Brindisi. Eccoci rientrati, abbiamo visto il 2-2 del Giulianova che era ad un passo davvero da una grande affermazione a fermo, poi è arrivato il pareggio nel finale. Leggiamo qualche messaggio poi per gli amici di Avezzano, il servizio di Avezzano Isernia, ma leggiamoli i messaggi che sono arrivati. Chissà se all'Angelini si pescano le trote, potevano chiamare Sampei. Questo è un messaggio. Comunque, ironico è che ci fa sempre. Andrea Costantini conferma. Chietino, potevi venire a giocare a Pescara. Ok, andiamo avanti. Un po' di sfottò, ovviamente. Ci sta, la squadra va fatta in estate. A gennaio ci sono le seconde scelte. Oh, ci sono a gennaio ad agosto ci sono i disoccupati. Poc'anzi lo si diceva. La Serie D. Molto la Serie D, ma io parlo di Serie D, non del girone nostro. La Serie D farà parlare soprattutto per questo mercato che andrà, non dico a sconvolgere, ma a dare la possibilità a tanti altri di poter giocare. Quando qua c'è gente che opera nel settore calcio, insomma. Certo. Quando parlo di pacchetti, loro capiscono che cosa vuol significare, quindi sappiamo, sono stato chiaro. Leggiamo ancora? Cimini, ma lo svegli tu da Silva? Qualcuno vuole che... Io non... Svegli da Silva. In tanti anni che sono stato adesso, in 7-8 anni che sono stato a terra, non ho mai, sono mai permesso di fare quello che deve fare l'allenatore. Gli addetti ai lavori, quindi se De Silva si deve svegliare ci devono pensare agli altri. Io penso che De Silva non sta dormendo, sicuramente è un momento che ha bisogno di ritrovare forse quella verve che c'è bisogno per fare il giocatore di calcio. In questo momento lui è no, però il valore di De Silva non lo scopro io. Secondo me lui è venuto a Teramo per far bene, in questo momento ci sta riuscendo poco, speriamo che da Silvi torni quello per cui noi l'abbiamo preso. Certo. E potrebbe essere anche l'acquisto di dicembre o di gennaio. Ancora messaggi. Per Cimini, quando si saprà dei punti? Noi abbiamo ipotizzato tra anno nuovo a questo punto.
Per noi dobbiamo pensare alla classifica attuale, quindi i punti, quelli che vengono, se verranno, speriamo che siano tanti, però pensiamo a quello che in questo momento siamo a 12 punti, quindi pensiamo che siamo a 12 punti e basta, senza pensare ai punti. Ancora messaggi? Il Chieti dove va? Pure il San Nicolò è più forte. Vabbè, ancora? Per favore, Vivarini, scegli un modulo e portalo avanti. Siccome si è parlato molto di modulo, ma il modulo preferito da Ercole Gimini qual è? A questo punto la domanda non può che sorgermi spontanea, giornalisticamente parlando. Io mi è sempre piaciuto quello di Lino Bandil. 5-5-5, però lì ci vogliono 15 giocatori. Restando a 11? Ma quello a 11 no, 11... Penso no. Che il modo migliore è quando si... Lino Banfi faceva il 5-5-5 ma con 11 giocatori. È vero, perché c'erano 5 che tornavano indietro e 5 che tornavano avanti. Punto. Io sono convinto che il miglior modulo... Ci sono due moduli importanti nella vita del calcio. Il modo migliore in assoluto è quando si vince. È quello. Il modulo peggiore è quando si perde. Ok. Quindi il modulo di mezzo è correre. Esatto, giustamente Andrea dice correre. No, io quello mi fa piacere che il grande mister ha detto una cosa che io ho detto a Macerata in un'intervista. Io ho detto a Macerata che avevamo perso, io ho detto che non mi erano piaciuti in mezzo al campo per un motivo, perché si era perso quello che di importante era il valore del Teramo ed era l'umiltà. Oggi ho sentito Vivarini in un'intervista che ha detto una cosa bella, che ha ricordato che questa squadra forse aveva non giocato male, ma aveva perso un po' di umiltà. Oggi forse l'abbiamo riconquistata, ma nel senso della voglia di vincere, e soprattutto anche se si può dire che in una partita ci può stare anche che siamo stati fortunati e forse anche aiutati, ma io non credo, perché veniamo da diverse partite dove onestamente c'è tanto da recriminare, come siccome io non ho mai detto nulla sugli altri, neanche pretendo che gli altri... Da come ho notato l'intervista di Azzori, lui ha detto che è stato spinto il portiere invece anche lui non l'ha visto bene, quindi l'azione, quindi sicuramente non è detto che l'arbitro lo doveva vedere bene. Certo. Ma ho visto il gol, quel gol che è stato segnato di testa. Tutto cuoio. Il secondo gol è tutto cuoio, era annullare? Questo dovremmo rivederlo, giusto. Andrea, però posso fare una domanda? C'è quel tecnico di Andrea, no? Andrea Costantini è l'enciclopedia del calcio. Possiamo rivedere. Tra un po' lo rivediamo, però faccio una domanda, perché adesso la domanda io devo farla, anche se siamo alla fine. Oggi Vivarini era a rischio? Ma stavo scherzando. Ma non scherziamo con delle cose impensabili. Cioè, Vivarini può essere a rischio solo se lui decide che non vuole allenare più il Teramo. Okay. Il rischio dipende solo da lui, nel senso io, lui decide domattina non voglio allenare più il Teramo, okay. E nessuno può condizionare, ma Vivarini quello che ha fatto, quello che sta facendo e quello che dovrà fare deve rimanere negli albi d'oro del Teramo. Quindi Vivarini, dopo tante cose, ha scelto di stare a Teramo. Con 1000 punti interrogativi. La società ha cercato di trovare un binomio importante con lui, giusti o sbagliati, perché poi le decisioni non si possono mai discutere il dopo, è quello che a me mi dà fastidio, perché si discutono su un tavolo. Una volta che poi si studia un progetto, sia da parte della società, sia da parte del mister, sia da parte dei giocatori che della società, non si deve tornare, ma se io forse, ma io perché, perché nel calcio non esiste il ma e i perché. Nel calcio esiste l'impegno, esiste l'umiltà e spirito di sacrificio e soprattutto tanto tanto lavoro. Ok, adesso ci vediamo il servizio. C'è un altro avvocato, la punta, forza Avezzano, chiedono la punta da Avezzano. Allora ci vediamo il servizio dell'Avezzano che ha battuto l'Isernia 2-1, vediamo Paolo Renzetti.
Clamoroso al Dei Marsi, dove con un gol al 95esimo del neoentrato Pollino, l'Avezzano si aggiudica 3 punti d'oro contro l'Isernia, dando un calcio alla crisi e riprendendo la marcia verso zone più tranquille di classifica. Per quanto visto soprattutto nella ripresa, la vittoria della squadra marsicana appare meritata. Per l'Isernia un finale amaro, ma la consapevolezza di aver giocato una gara comunque nel complesso positiva. I biancoverdi, reduci dal capo con la Folgore Veregre da un periodo tutt'altro che positivo, iniziano la gara in maniera contratta in un ambiente quasi surreale. Più spigliata invece la formazione di De Bellis, che trova così al primo affondo il gol. Il cronometro segna l'ottavo quando c'è un tiro di Fontana da oltre 30 metri e la deviazione involontaria di Tabacco con la palla che finisce in rete alle spalle del portiere Davino. Geno sugli spalti del Dei Marsi, dove i tifosi presenti però pian piano iniziano a scaldarsi. Al 20esimo ancora Isernia, questa volta pericolosa con una punizione da 18 metri di Cantoro, che conclude però centralmente fra le braccia del portiere marsicano. I ragazzi di Lucarelli, squalificato e sostituito in panchina da Gallese, spingono senza costrutto, lasciando inoperoso il portiere ospite Maggi. L'importanza della posta in palio è grande, ma in campo lo spettacolo lascia a desiderare. Si arriva così alla mezz'ora quando c'è una fiammata locale con Felli che crossa in aria per Puglia, che impatta con il pallone, mettendo però a lato dopo la deviazione di un difensore molisano. Passano appena 2 minuti e il pareggio è cosa fatta, con il gol di Felli che deve solo ribadire in rete da 2 passi la sfera tornata in campo dopo aver incocciato sulla traversa. I marsicani riprendono coraggio e continuano ad attaccare, anche se al 38esimo si registra un tiro insidioso di Manzo che non inquadra però lo specchio della porta. La gara ora è più vivace, con i marsicani che al 40esimo si rendono ancora pericolosi, questa volta con un tiro violento di Bisegna che sfiora il montante della porta di Maggi. Nella ripresa al 7esimo l'Avezzano chiede un rigore per un contatto in area isernina fra Sabatino e Bittaie, e con Camilli di Foligno, che lascia però proseguire fra le proteste marsicane. Al 16esimo c'è una punizione dal limite per l'Isernia, batte Ruggeri con la sfera che buca la barriera prima del miracolo di Davino, che salva la sua porta mettendo il pallone in calcio d'angolo. Come nel primo tempo, a farla da padrone l'equilibrio con le occasioni che arrivano però con il contagocce. La gara si scalda con falli dall'una e dall'altra parte, con gioco spesso interrotto dal direttore di gara. Si arriva così nel finale con Moro che al 39esimo si divora il 2-1 in area del Isernia prima della parata un minuto dopo di Maggi su corner insidioso battuto da Di Genova. Ma il finale è dolce per i padroni di casa, che al 95esimo, all'ultimo assalto, trovano il gol con il neoentrato Pollino che di testa su punizione di Bisegna mette alle spalle dell'incolpevole Maggi. Questa volta la gioia dei tifosi del Dei Marsi può esplodere in tutto il suo fragore. Oggi ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine, pur partendo diciamo un po' timidi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo concluso la partita con 5 attaccanti e all'ultima punizione è andata a saltare addirittura il portiere, ci potevamo accontentare del pareggio e proprio la voglia di vincere la partita, quella palla l'abbiamo buttata dentro tutti quanti. Quando non si fa risultato e soprattutto quando il risultato non viene nelle battute finali, comunque dispiace, comunque non è di consolazione il fatto che comunque siamo in una buona posizione di classifica, perché viviamo partita dopo partita e soprattutto dopo un impegno del genere oggi non portare a casa punti dispiace, benché insomma ad oggi la classifica ancora ci sorride. Vittoria dunque per l'Avezzano contro l'Isernia, una bella vittoria. Adesso ci vediamo proprio sul finale, perché poi insomma dovremmo fare anche i bilanci e vedere il prossimo turno. Il derby di ieri pomeriggio è terminato 1-1 tra il San Nicolò e la Miternina, momento un po' così del San Nicolò. Invece la Miternina, una squadra molto molto organizzata, sei d'accordo con questa disamina, Valeriano? La Miternina? Molto sì. Organizzata? Sì, è una squadra coriacea, è un gruppo, oramai sono 3 anni, si è assestata, poi ha quel torbidone che proprio, ecco che cosa ci vuole in Serie D. Ci vogliono calciatori che conoscono i campi, conoscono il clima, clima. E giustamente quando ti arriva uno con i trascorsi non sempre riesce ad ambientarsi. Beh, devo dire che Torbidone non è che ha pochi trascorsi, lui è uno che viene da scuola del Teramo Calcio. Appunto, no, che ha pochi trascorsi. Ha fatto anni meravigliosi, quando il Teramo è caduto in disgrazia, certo. È stato preso. A Giulianova, ha fatto bene a Giulianova, poi è tornato, poi un anno è stato anche con noi, poi l'anno che abbiamo vinto il campionato. Certo. Torbidone poi è andato ai Miternini, ma è un giocatore che non si discute. Sì, sì, sì. Se fosse un po' più cattivello.
Vediamolo il servizio. San Nicolò a Miternina è terminata 1-1. Nemmeno il quarto tentativo è quello giusto per il San Nicolò per tornare a riassaporare il gusto della vittoria. Il derby anticipato al sabato contro la Miternina finisce infatti 1-1. Momento opaco quello dei biancazzurri, meglio specie nella ripresa la formazione dello squalificato Angelone. Epifani sceglie Dorazio a destra per sostituire lo squalificato Pretara, mentre al centro dell'attacco al posto di Casolla va il giovanissimo Di Sante. Al decimo la percussione centrale di Petrone libera il sinistro fuori misura di Scippol, che non inquadra la porta di Calore, ma il San Nicolò è un diesel e ci mette un po' a carburare. E l'occasionissima, al tredicesimo se la ritrova sul sinistro Massetti. Dopo la sgroppata di Mozzoni, il numero 11 da pochi passi gira verso schiena un pallone che picchia la parte inferiore della traversa, ma ricade al di qua della linea di porta, strozzando l'urlo in gola dei sostenitori biancazzurri. Al ventisettesimo la discesa di D'Alessandris col destro deviato mette i brividi ai padroni di casa, ma è solo un antipasto al vantaggio, sull'altro fronte però, della squadra di Epifani, che arriva solo un minuto dopo, quando Di Sante, pescato in area di rigore da Merlunghi, di piatto spiazza schiena e deposita in fondo al sacco il pallone del vantaggio teramano. Merlunghi al 42esimo avrebbe una buona chance per raddoppiare, ma il destro da piazzato da buona posizione sorvola alla traversa dell'estremo difensore della Miternina. Il secondo tempo è decisamente più piacevole rispetto alla prima frazione. Gli ospiti salgono di livello e il San Nicolò concede campo e metri agli avversari. All'ottavo reclama la Miternina per un presunto mani in area di Mozzoni sulla pressione irregolare a giudizio dell'assistente centrone da parte di Torbidone. Ma gli ospiti provano a mettere il naso fuori dal guscio. Al 59esimo Calore in affanno sul tiro cross di Gizzi, che l'estremo biancazzurro tira letteralmente fuori dalla porta distendendosi alla sua sinistra. Anteprima del gol del pareggio, che arriva al minuto 68. Calore regala il calcio d'angolo alla Miternina, che lo sfrutta nel migliore dei modi. Franco pennella, De Santis perde Marco Tullio, che prende il tempo a tutti e gira le spalle del portiere del San Nicolò alla rete del pari. A Miternina, che avrebbe subito l'occasione del sorpasso, lob di Petrone, ma Torbidone sparacchia, come peggio non potrebbe, un'occasione ghiotta. Partita vibrante, al 72esimo di Paolo stende Merlonghi lanciato verso schiena e rimedia al rosso diretto da parte di Piacenza. A Miternina in 10, Epifani opera un cambio addirittura triplo, fuori Di Sante, Brighi e Margherita, dentro De Gidio, Micolucci e Moretti. Sugli sviluppi del piazzato, proprio di Micolucci, la palla arriva a Massetti che colpisce non perfettamente il pallone. Gli ospiti, nonostante siano in inferiorità numerica, però giocano meglio. All'87esimo ancora un corner di Franco con la sfera che arriva sul destro di Petrone, lato di pochissimo. L'ultimo sussulto al 92esimo lo regala la girata sfiacca di sinistro di Merlonghi, su cui schiena non ha problemi. Un altro passettino dunque per la Miternina in classifica dopo l'X di domenica scorsa fra le mura amiche contro il Chieti. Per il San Nicolò invece, che sale a quota 23 punti, il momento no, deve ancora passare. Ecco le immagini di queste erano le immagini di ieri di San Nicolò a Miternina, giocata ieri proprio perché oggi c'era la concomitanza con Teramo Siena. Leggiamo velocemente i messaggi, poi andiamo da Luigi Corona perché ci deve insomma continuare a parlare del suo progetto. Cimini, sei sicuro di capire qualcosa di calcio? No, se mi dai il numero di telefono vengo da te a ripetizione. Ok. Andrea Costantini se la ride. Applausi, applausi. Presidente Chieti, più interessato alla gestione stadio che al Chieti. Aldair, che fine ha fatto? La zona retrocessione è vicina. Attenzione, ce la fai in 20 secondi, Valeriano? È interessato perché il gruppo di Pomponi, giustamente per tirare avanti, deve avere degli interessi. Io sfiderei qualsiasi persona che si affaccia nel mondo del calcio. Mi prendo il Giulianova, faccio il presidente. Attenzione, che Cimini ha alzato la mano. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, quindi dobbiamo sempre giocare a carte. No, però tu non lo conosco. Eccolo qua. Dobbiamo giocare sempre quindi a carte. C'è qualcuno. Quindi c'è, insomma, è fonte di vita. Per, o si chiama Pomponi o Cimini o De Angelis, è fonte di vita la gestione, anzi, perché la valenza contrattuale è diversa, la concessione alla Chieti Calcio dello stadio Guido Angelini per creare manifestazioni e eventi per pensare che noi lo dobbiamo pagare per giocarci. Ecco, quindi è piaciuto quando, quanto è particolare il mondo del calcio, ognuno ha i suoi bisogna degli interessi. Sì, sì, sì. Allora, siccome lui deve conoscere qualcuno, mi sono presentato. certo, va bene. Altri messaggi. Oggi, nonostante la terna arbitrale scandalosa, siamo riusciti a portare i tre punti a casa. Forza Vezzano, vecchia guardia, complimenti alla Vezzano che sta facendo davvero un grandissimo campionato. Luigi, allora, ritorno da te perché insomma rivediamo un po' quello che è il progetto. Ci dici come si fa per partecipare? Nel senso, io avessi un figlio magari tra il 99 e il 2002, volessi partecipare al tuo raduno,
Abbiamo anche un sito internet www.lazionevincente.it, la pagina Facebook L'Azione Vincente, che è la nostra home page, dove tutti ci possono seguire. Poi sono stati mandati degli inviti a tutte le società dilettantistiche abruzzesi, e quindi adesso stiamo aspettando la risposta, a vedere i ragazzi che ci manderanno le varie società. Quindi ricordo la data, il 7 e l'8 dicembre, presso il campo di San Nicolò di Nobesso. Li aspettiamo. Senti, i ragazzi, c'è un limite di numero di persone che può partecipare? Per i ragazzi abbiamo messo un numero, siccome sono divisi per varie età, un numero di 80 ragazzi, che saranno poi suddivisi nella giornata di lunedì e nella giornata di martedì, 99, 2000, 2001, 2002. E potranno disputare una partita, lo ricordiamo, sotto gli occhi degli osservatori. No, ci sono proprio i direttori sportivi di queste squadre. Sì, esatto, di queste squadre. Direttori sportivi di queste squadre che verranno proprio a vedere i ragazzi. E in più in campo ci sarà anche Marco Capparella, che farà vedere anche lezioni di tecnica di base a questi ragazzi. Ok, quindi 7-8 dicembre, eccolo qua, lo rivediamo. Ah, c'è anche il sito internet, grazie a Maurizio De Qui che ce lo fa vedere. È un progetto, insomma, autorizzato dalla FIGC in collaborazione con Arianna Project. C'è anche il San Nicolò, queste insomma sono le date. A San Nicolò a Tordino c'è anche la possibilità del campo di Varano, che è l'altra società. Vediamo un po', Maurizio, scendiamo un attimo in pagina per vedere quali sono le società che parteciperanno a questo raduno. Li hai citati tu, ci sono il Sud Tirolo, c'è il Pordenone, ci sono le abruzzesi, Pescara, Virtus, esatto, Lanciano e Teramo, c'è poi Udinese, Atalanta, insomma squadre che comunque hanno un background dal punto di vista del settore giovanile molto importante. Ercole Cimini è uno che insomma il settore giovanile gli piace particolarmente, forse più della prima squadra. Mi piace, è un progetto importante. Ha svelato i nuovi talenti? No, sì, no, no. Sì, sì. I nuovi talenti devono svelare gli allenatori. Ma se o i direttori sportivi. Se io fossi presidente, farei immediatamente la corte a Cerasi. Quindi. A proposito di Cerasi, che è stato a Teramo, adesso è a Giulianova, lo abbiamo avuto anche ospite in studio, è un ragazzo di cui ci parlano davvero molto, 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 molto bene. C'è qualche rimpianto? No, rimpianti... nel calcio non esistono i rimpianti. L'unico rimpianto che posso avere è soltanto di Massimo. Di Massimo? L'unico era stato segnalato? Posso avere, perché è l'evoluzione di Massimo negli ultimi 3-4 anni, qualcosa di incredibile. Io lo ricordo grassottello, 4 anni fa, lento, tecnicamente molto, molto valido, però c'è da che era un ragazzo, e lui stava a Sant'Omero. Qualcuno ce lo consigliò, noi domandammo a qualcuno e tutti quanti forse erano avendolo visto così. Poi lui andò ad Alba Adriatica e fece veramente bene. Poi col giro di un anno questo ragazzo è esploso. Io l'ho rivisto in un'amichevole quest'estate con noi. Ma veramente devastante, un giocatore... A me mi ricorda un po' un giocatore alla Boniek, quel giocatore che quando... prende palla diventa, è devastante. Io gli faccio i migliori in bocca al lupo, perché dovrebbero capire tutti i ragazzi che fanno settore giovanile che nella vita le autostrade possono, il treno può passare in qualsiasi momento. Lui, io gli auguro, ma di vero cuore, che questa grande fortuna che lui si è meritata, che in questo momento lo sta portando ai calci, al calcio vero, quello proprio importante, specialmente con una società che si chiama Juventus, mi auguro che un giocatore della provincia di Teramo diventi quello che sia il simbolo di un giocatore importante, certo, per Teramo provincia. Quindi gli faccio i migliori in bocca al lupo. Anche perché, non so se lo sai, ma Andrea Costantini sogna il grande tridente Morata, Dybala, Di Massimo. Di già. Sì. Eccolo qua, vedete. Tornando a Cerasi, lui è stato con noi 2 anni. Solo Dybala. Lui veniva dalla scuola, dal settore giovanile dell'Ascoli. È stato con noi 2 anni, ha fatto bene. Peccato, io sono sempre stato di questa idea.
che nel calcio non ci devono esistere, non devono esistere specialmente nell'età dei ragazzi. Intrusioni? No, l'intrusione, assolutamente, lui no, no. Questo proprio intrusione non ce n'ha, però lui non si è mai tolta la canottiera. No, dicevo, non ci devono essere. Ma lui purtroppo ha una canottiera giallorossa. Ah, certo. E quindi devo dire che se non finisce questo, specialmente nell'età dei ragazzi, io non credo che un giocatore di Giuliano non possa stare a Teramo, oppure un giocatore di Teramo, devono essere bravi gli allenatori soprattutto a non fare delle valutazioni per le mani. Certo, certo. Perché sarebbe la cosa più brutta. La cosa più bella nel calcio, che deve essere tradizionale, anche se non è più tradizionale, perché una volta il calcio si giocava di domenica, purtroppo. Il campanilismo, Cimini, per me ci deve sempre rimanere, ma l'esasperazione deve essere proprio... Io sono d'accordo, diciamo, in quello che... Il campanilismo è bellissimo. Non parlo di allenatori. È cultura, è tradizione. Secondo me non sono allenatori quelli che fanno settore giovanile, sono degli istruttori. Degli educatori, sono educatori. Sono degli educatori e degli istruttori. Gli istruttori non possono essere tifosi. Certo, certo. Questo sono perfettamente d'accordo, che peraltro mi permetto di dire. Sì, Andrea. No, qualcuno mi suggeriva che il tridente per l'anno prossimo della Juve può essere Dybala, Di Massimo e la Padula. Tu te la ridi sotto i baffi, però. 10 secondi. Io Cimini è già esaltato. No, ovviamente. Io ti ricordi, Andrea, che cosa ti dissi, a chi mi si assomigliava la Padula? Non mi ricordo, ricordo se parlai con te. Io ho sempre definito la Padula un giocatore molto molto, mentre l'anno scorso Dybala era un giocatore che faceva prima punta. Io non mi ricordo se parlai con te, Andrea. Io ho sempre detto che la Padula è un giocatore che mi sa tanto di Dybala. Io faccio più tifo alla Padula. È ovvio, ci mancherebbe, anche noi facciamo... Ma parlo da juventino, quindi... Ma io gli auguro, mamma mia. Io gli auguro le migliori fortune, magari con dei colori differenti, però poco importa, poco importa. Non è un problema. Ma guarda, io ti dico questo... Guarda, l'Inter prenderà Donnarumma, allora. Sempre è l'Inter prenderà Donnarumma. Sai perché te lo dico così? Perché aver conosciuto un ragazzo che si chiama la Padula... Ma anche lo stesso Alfredo, è un ragazzo che io auguro a tutti di conoscere. Sì. Ragazzo che lui è ancora un ragazzo del Teramo, un ragazzo che è fantastico. Io gli auguro le migliori fortune, quindi famiglia eccezionale, bambini bellissimi, lui bravissima persona. Quindi quello che sta facendo è tutto merito suo. Assolutamente, siccome dobbiamo davvero chiudere, io vedrei il prossimo turno, tralasciando la Serie B, vediamo la Serie D e anche ovviamente poi la Lega Pro, adesso perché abbiamo messo schermata di Serie D, Fano Monticelli a Miternina Vezzano, gran derby questo, dalla provincia dell'Aquila, ha scoppito, Folgore Veregra Fermana, Giulianova Campobasso, dopo devo fare una domanda ad Ercole Cimini. Isernia Castelfidardo, Jesina San Nicolò, Matelica Vispesaro. Si ricomincia da Recanati, da un teatino come Antonio Mecomonaco, caro Valeriano. Certo. San Benedettese Agnonese, vediamo la Lega Pro invece adesso. Girone B. Lucchese Teramo, che sfida questa, attenzione, al Porta Elisa. Luparoma Savona, Maceratese Carrarese, Pistoiese Arezzo, Pontedera Pisa, Prato Tutto Cuoio, Rimini Sant'Arcangelo, Siena L'Aquila, venerdì sera, lo ricordiamo, Spal Ancona. Domanda flash: esonerato Cappellacci a Campobasso, Favo sta facendo peggio di Cappellacci oggi all'1-2 del Matelica dalle parti di Tortoletto, secondo te qualcuno ridacchiava? Sorrideva sotto i baffi? Non credo, non sia il tipo Cappellacci. No, No, perché siccome io reputo Cappellacci un bravissimo allenatore, chi prega il male degli altri... No, vabbè, non il male, però dai. Il male. Non è il no, male. Il male. Però probabilmente, secondo noi, almeno, forse chi ne chiedeva la testa troppo velocemente, forse qualche valutazione. Io sono convinto che lui ancora oggi si rammarica di quello, cioè questa squadra è stata fatta da lui, dai suoi componenti, attenzione. Okay. Quindi non è che può essere gioire, se questa squadra fa male, anche... Sicuramente fatte delle valutazioni sbagliate, ma siccome non entro in merito in quello che, conoscendo tutti i giocatori che sono lì,
a Campobasso, il 70-80% sono tutti ex giocatori del Teramo. Devo dire che onestamente mi dispiace molto, perché certo, lì certo. Ci sono persone che hanno lasciato dei bellissimi ricordi a Teramo, quindi... Ma se Bucchi andasse al San Nicolò? Come? Se Bucchi andasse al San Nicolò? Che è una voce che è girata, eh? Non lo dico io. Io penso che San Nicolò non abbia bisogno di giocatori come Bucchi. Cioè, San Nicolò c'ha già una squadra molto... Però ha tolto Lazzarini, serve una punta. Ha tolto Lazzarini, cioè non è che Lazzarini non era un titolare, quindi mi farebbe piacere, così lo posso rivedere con più gioia. Andrea è sempre stato per 3-4 anni il nostro capitano, quindi è un piacere rivederlo tornare al Bonolis tutte le domeniche. Perfetto, va bene, dobbiamo veramente chiudere perché si è fatto tardissimo. Grazie, io ringrazio davvero tanto anche, lo faccio pubblicamente, anche l'ufficio stampa della Teramo Calcio, una persona di Marco De Antonis che ci ha permesso di avere in studio. Grazie Ercole Cimini, grazie vicepresidente del Teramo, in bocca al lupo ovviamente per il resto del campionato. Grazie a Valeriano De Angelis. Valeriano, noi ti rivolgiamo sui campi, eh? Certo, certo. Perché a commentare le partite del Chieti dopo questa ritirata è ora di tornare in campo dopo l'assorbimento di varie cose. Speriamo di tornare in classifiche migliori, dai. Ah, certo, come avete visto, insomma, anche questa sera si parla di movimenti di mercato. Sì, è perché questo è diventato il calcio. Ecco perché, questo è un mio parere, i gruppi calcistici è difficile farli con questa abitudine sempre di rivisitare le squadre. Ma scusa, adesso mi ammazzano dalla regia. Il direttore sportivo, no? Secondo te, no? Che lavora fino alla fine di luglio, sì. Poi che ce l'hai a fare fino a giugno se non fai in altri 7-8 acquisti durante il campionato? È una giustificazione. Si fanno anche per rendere importante l'operato del... Ma caro Cimini, nel mercato del lavoro c'è un contratto che si chiama part time, trovati un altro part time, via. Beh, se ne dovrebbero trovare anche tanti nel mondo del giocatore. Ok, ma va bene, grazie Valeria, grazie a Luigi Corona. Luigi, in bocca al lupo per il tuo progetto, lo rivediamo velocissimamente 7-8 dicembre a San Nicolò a Tordino, raduno sul campo per i ragazzi dal 99 al 2002 e poi nel pomeriggio convegni per parlare, insomma, di come dovrebbe costruirsi il giocatore di domani. In bocca al lupo Luigi. Grazie a voi. Grazie per essere stato in nostra compagnia, è tardissimo e stasera avevo promesso che chiudevo in tempo, invece ho fatto 12 minuti di ritardo, quasi un record. Grazie a Maurizio Daguin, regia, grazie a Silvia Gentile delle camere, grazie a Andrea Costantini, ciao Andrea, l'enciclopedia del calcio. Sai che mi si assomiglia? Ecco. Un po' a Costanzo che sta dietro alle quinte. Maurizio Costanzo. Beh, io volevo segnalare lo scontro salvezza drammatico del Quinto Ricci di Aprilia. Non ho potuto farlo, c'è un Lupa Roma Savona. Un Lupa Roma Savona che era tutto da commentare, per sarà quanto tutto da commentare. Ci rivediamo domenica prossima. Va bene, vi ricordo gli appuntamenti. Domani sera replay con Enrico Rocchi per parlare del Pescara. Martedì sera, per chi è appassionato di Lega Pro, come al solito, serata divisa in due. Dalle 21 alle 21.45 saremo qui in studio con me per Pro Teramo, 45 minuti dedicati ai colori biancorossi. E poi dalle 21.45 fino alle 22.30 allo studio dell'Aquila ci trasferiamo con i colori rosso-blu per Pro L'Aquila con Giulio Nardi. Mercoledì Virtus Style con Alessio Giancristoforo per parlare del Lanciano. E poi tutte le dirette stadio con Andrea Costantini, che vi tiene sempre aggiornati su tutti i risultati. Sabato sera lato B per parlare della giornata del campionato cadetto. Noi invece con l'Abruzzo del Pallone torniamo domenica prossima, sempre puntuali, in diretta alle 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.